Tantissime adesioni, siamo arrivati a 1.400 iscrizioni a questo webinar, quindi siamo molto felici, insomma, di accogliere questo numero molto ampio di adesioni e quindi in questi 5 minuti attendiamo che tutti si possano collegare. Vi ricordo che questo webinar è il secondo di un ciclo dedicato ai ruoli chiave per la digitalizzazione della PA. Il primo si è svolto il 21 novembre ed è stato dedicato al responsabile della transizione digitale. Potete vedere su Eventi PA anche la registrazione se non avete potuto partecipare. E questo è il secondo, appunto dedicato al responsabile della gestione documentale, e ne seguirà un terzo il 19 dicembre dedicato al responsabile della protezione dei dati personali. Questi webinar sono stati organizzati all'interno del progetto Italia Login, una convenzione tra Agid e Formez PA. Oggi abbiamo tre interventi. Il primo è di Salvatore Marras, che ci introdurrà il tema della gestione documentale e è il responsabile dell'area innovazione digitale di Formez PA. A seguire abbiamo Mariella Guercio, che ci parlerà appunto del ruolo del responsabile della gestione documentale. Mariella è presidente dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana. A seguire abbiamo un'esperienza della provincia autonoma di Trento, abbiamo il dottor Armando Tomasi, che è responsabile della gestione documentale e della conservazione della provincia autonoma di Trento dal 2015 e anche direttore dell'archivio provinciale di Trento dal 2006. Quindi abbiamo diciamo, un programma molto fitto. Vi ricordo che le slide e la registrazione del webinar verranno pubblicate su Eventi PA subito dopo l'evento, insomma qualche ora dopo l'evento, e che invece probabilmente da domani o dopodomani potrete appunto scaricare gli attestati di iscrizione sempre su Eventi PA e riceverete una mail. Quindi non preoccupatevi, slide, registrazione a breve e anche attestati, insomma, in un paio di giorni. Quindi io direi, visto che appunto gli interventi sono molto, vedete che già abbiamo raggiunto il numero di 445-47 partecipanti, stanno ancora entrando in questo momento, direi intanto di dare la parola a Salvatore Marras per l'introduzione, insomma, all'argomento e la sua presentazione. Buon webinar a tutti, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Introdurre questo argomento non è facile anche perché non ho competenze specifiche nell'ambito della gestione documentale, però vorrei fare alcune osservazioni, diciamo, di quadro più generali. La prima è questa: uno dei motivi per i quali abbiamo messo in fila queste tre figure, il responsabile della transizione digitale, che è una figura nuova, tant'è vero che non so quanti di voi hanno seguito il precedente webinar, abbiamo fatto un rapido sondaggio, che tra l'altro faremo anche oggi. E in meno del 20% delle amministrazioni, tra quelli che partecipavano, risultava che avessero un responsabile nominato. La figura invece del responsabile della gestione documentale è una figura più matura, più nota. Mentre ugualmente nuovo ruolo è quello del responsabile del trattamento dei dati. Ma perché li abbiamo messi insieme? Un primo motivo è che crediamo molto nel fatto che tra queste figure ci debba essere una forte alleanza. Alleanza per cambiare e modernizzare la pubblica amministrazione. Voglio dire che il responsabile della transizione, che dovrebbe essere una figura non tecnica, non specialistica di informatica, ma una figura che sa di tecnologie, ma sa anche molto di organizzazione, conosce le regole della pubblica amministrazione e quindi sa come trovare gli spazi per cambiare la PA, che non è solo, come dire, l'acquisizione di nuove tecnologie, ma è anche un fatto organizzativo di sviluppo di competenze.
Dal punto di vista della gestione documentale, abbiamo ugualmente una figura che non è uno specialista di tecnologie, è una persona che certo deve sapere cosa offrono le tecnologie, ma deve sapere anche come in qualche modo organizzare al meglio tutti i documenti prodotti in un'amministrazione, ma deve anche essere in qualche modo capace di intervenire nei flussi di lavoro, dove i documenti vengono prodotti. E ugualmente il responsabile del trattamento dei dati non è un tecnologo, ma è una figura che ha ovviamente le competenze che servono a capire dove sono i dati personali e come trattarli, ma anche elementi di conoscenza giuridico-normativa e di organizzazione dell'amministrazione, per non parlare poi dei servizi al cittadino, perché tutto quello che noi facciamo come pubblica amministrazione ha un destinatario ben preciso. Intanto chiederei a Gianluca se mi può mettere la prima domanda. Abbiamo due domande da sottoporre. La prima è questa. Serve solo a capire tra chi partecipa a questo webinar oggi quanti sono dotati di una figura di responsabile della gestione documentale realmente operativa. Quando vedete parzialmente operativo, operativo, pienamente operativo, il senso è questo: a volte queste figure vengono nominate e magari non gli vengono date le risorse umane che servono a gestire i servizi documentali, non vengono definiti degli obiettivi chiari sul dove si vuole andare, questo degli obiettivi è un punto sul quale torno subito dopo, e magari non vengono nemmeno fatti degli investimenti. Quindi la situazione ideale è quella nel quale il pienamente operativo è una figura nominata che ha persone, risorse strumentali ed economiche ed è ovviamente molto vicino a quelli che sono gli obiettivi e le indicazioni del vertice amministrativo. Intanto vedo però un primo elemento preoccupante che non mi aspettavo, cioè un non nominato elevatissimo, potrebbe essere anche che scusate, ci sono partecipanti che non sono all'interno della pubblica amministrazione, però vabbè, vediamo come va a finire la raccolta di questo instant poll e poi ci ragioniamo dopo. Tornando un po' al ruolo, la gestione documentale all'inizio, ma su questo Mariella Guercio e Tommasi sapranno dire meglio di me, all'inizio era legata in maniera molto stretta al protocollo elettronico. Lo dico perché anche nella nostra organizzazione è nato così, cioè c'è l'obbligo del protocollo elettronico, dopodiché un po' si è trascurato l'aspetto più generale di come organizzare i documenti, come classificarli, avere gli strumenti di classificazione facili da usare. Spesso questo lavoro era in qualche modo limitato a pochi addetti ai lavori, mentre la produzione documentale riguarda tutti i soggetti di un'organizzazione. Quindi non è solo l'entrata e l'uscita dei documenti dai perimetri, dal confine di un'organizzazione pubblica, è tutto quello che accade dentro che è importante. Peraltro, lo ripeto, lo dico perché siamo anche noi cattivi maestri, spesso alla fine il protocollo veniva usato anche per quei documenti che non entravano e uscivano, semplicemente perché diventava il modo migliore per assicurarsi che un certo documento interno non sfuggisse all'attenzione di tutti. Quindi organizzare e classificare non significa solo protocollo, significa tutta la documentazione, ma quando è che viene prodotta la documentazione? Viene prodotta quando si lavora. Cioè i flussi di lavoro, e questo lo chiedo soprattutto ai nostri esperti di darci il loro punto di vista, sono il momento in cui viene generata la documentazione, sono il momento in cui i padroni del contenuto, chi produce un documento, potrebbe e dovrebbe anche dargli dei metadati corretti. Chi meglio di chi ha prodotto un documento è in grado di descrivere con dei metadati, con una classificazione, cosa c'è quel documento. Quindi diventa in qualche modo importante che questo approccio alla gestione documentale sia diffuso. Diventa importante che il sistema di gestione documentale sia anche il sistema di descrizione e gestione dei flussi di lavoro.
descrivere il workflow, poi oggi è un po' come dire, definire anche le applicazioni interne a un'amministrazione. Significa soprattutto dare tracciabilità delle attività, dei documenti, significa anche avere strumenti più adatti a fare trasparenza. Quest'anno, il 2017, è stato l'anno del Freedom of Information Act italiano, del foglio italiano. Una delle grandi preoccupazioni anche per le PA è adesso quanto ci costerà dare risposte ai cittadini, e questo probabilmente dipende anche da come ci siamo organizzati all'interno. Probabilmente qualcuno già ne parla in questi termini. La soluzione migliore è la trasparenza totale. Sono documenti pubblici, a meno che non ci siano dati riservati delle persone. Qui entra in gioco la figura del responsabile del trattamento dei dati personali, perché non rendere totalmente visibile e accessibile quello che accade dentro una pubblica amministrazione? Questo sarebbe il compimento reale del processo di dematerializzazione della PA. Avere tutto sul digitale rende più facile dare accesso ai cittadini e avere un'amministrazione più efficiente e più efficace. Io mi fermo perché siamo alle 10:10, siamo, mi pare, stabilizzati sul numero di partecipanti. Non tutti hanno risposto però al questionario. Lo togliamo, le indicazioni comunque, ripeto, sono diverse da come mi aspettavo. Abbiamo ancora un 40% di amministrazione, almeno tra i partecipanti, che non hanno un responsabile nominato. Mariella Guercio, ti passo questo piccolo problema, mi sembra un problema da considerare. Grazie. Ok, buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi devo scusare, la mia voce non è particolarmente adatta a un lungo webinar perché sono raffreddata da vari giorni e non riesco a venirne fuori, spero di riuscire a resistere. Anche a me ha colpito il dato, anche se parziale e provvisorio, di un 40% tra i partecipanti o tra coloro che hanno risposto. Comunque resta sempre tra coloro che hanno risposto una percentuale molto alta di assenza anche di quell'adempimento formale obbligatorio di un responsabile nominato. Immagino quanto sia poi più alta la percentuale di coloro che, di quelle amministrazioni che al responsabile affidino in modo operativo, con tutte le competenze necessarie, un ruolo rilevante nel processo di trasformazione digitale di cui stiamo parlando da ormai più di 20 anni. Per quanto riguarda proprio questa figura la mia presentazione, il mio contributo di oggi è stato per me un'occasione per riprendere temi molto visitati per quanto riguarda appunto il mio percorso. Posso dire che il concetto di responsabile della gestione documentale è stato il frutto di una discussione condivisa all'interno del gruppo di lavoro che presso l'AIPA, a cui io partecipavo in rappresentanza del Ministero dei Beni Culturali, all'epoca ero un archivista di Stato, quindi il frutto di un lavoro condiviso, di una riflessione condivisa, quando ci accorgemmo dello scrivere le regole sul cosiddetto protocollo informatico, e aggiungo subito, non abbiamo mai pensato all'epoca che la parola protocollo informatico volesse dire protocollo. La parola protocollo informatico era tradotta, era definita come gestione informatica dei documenti, e ci creammo questa figura che, come adesso vedremo nel ripercorrere questa vicenda, nel definire bene il ruolo, la figura, i compiti, le competenze, le conoscenze che questo responsabile deve avere, sin dall'inizio apparve chiaro che era una figura di riferimento specifica, naturalmente, che avrebbe dovuto
collaborare con le altre figure presenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, quindi con una logica di team, di coordinamento, di cooperazione, una figura che all'epoca prendemmo in prestito dalla cultura anglosassone, che aveva già una figura di questo tipo, anche se non declinata in modo pieno, in modo completo. Che cosa ho cercato di fare, farò, cercherò di fare in questa presentazione? Un quadro normativo, cioè fare il punto della situazione. Si potrebbe darlo per scontato, ma in realtà in questi anni, tanti, dalla prima norma, sono passati esattamente 20 anni, perché la prima norma, come vedremo, è del 98, in cui si parla di questa figura. Quindi dal 98 ad oggi, in 20 anni, il provvedimento di riferimento è rimasto identico, come vedremo, ma si sono succedute una serie di altre norme importanti che hanno allargato, mai ridotto, il ruolo e i compiti di questa figura, che vuol dire che tutto sommato, almeno sulla carta, poi nella realtà i problemi sono come sempre molto più complessi, e sulla carta l'idea era corretta e il nodo, diciamo, di una responsabilità a cui fa riferimento per la gestione di flussi, come ricordava prima Salvatore Marras, ma anche di sistemi, di regole, di policy, di direttive, di strumenti per rendere la memoria operativa, l'archivio corrente delle amministrazioni agile e adeguato, fosse un'idea utile. Quindi un quadro normativo. Mi soffermerò molto rapidamente, perché poi questo ci porterebbe troppo lontano, un approfondimento sugli strumenti di supporto. Ma io credo che sia fondamentale che il responsabile sappia di dover mettere in campo degli strumenti, strumenti di supporto al suo lavoro, strumenti di supporto alla corretta gestione dell'attività e dei processi di digitalizzazione all'interno dell'amministrazione, e naturalmente una breve no, o non tanto breve riflessione su quello che è avvenuto in questi anni, sullo stato dell'arte oggi e su quali sono i nodi che ancora ci preoccupano o ci coinvolgono in questi processi, per ora e forse a lungo. Allora, cominciando dal ruolo, io volevo solo ricordare che in Italia questo profilo professionale nasce appunto solo alla fine del secolo scorso, nel 98, con il DPR 428 del 98, che poi diventerà il testo unico sul documento amministrativo, il famoso, famigerato, famoso direi, 445, DPR 445 del 2000. Nasce questa figura, l'idea di questa figura. Io partecipavo al gruppo di lavoro, quindi posso dirlo, diciamo, ricordandomi la discussione, lo stato dell'arte delle amministrazioni in quel periodo, non solo perché era necessario avviare processi anche significativi di informatizzazione, ma perché le pubbliche amministrazioni, gli archivi correnti, la documentazione corrente e i flussi documentali di lavoro della PA in quegli anni era una situazione piuttosto complessa. Cattivi piani di classificazione, se non nessun piano di classificazione, sistemi di riproduzione massiva piuttosto selvaggia, regole che c'erano state nei decenni precedenti, di flusso, di organizzazione, che cominciavano ad essere abbandonati, a fronte di una trasformazione molto significativa delle tecnologie, del modo di impiegare le tecnologie all'interno dell'amministrazione. In precedenza, chi si occupava di questo patrimonio? Ecco, questo era uno dei. Noi abbiamo un'ottima normativa, ma su questo la normativa italiana, nata, sviluppata già subito dopo l'unità e comunque a partire dai primi anni del Novecento, per le pubbliche amministrazioni centrali e poi per gli enti locali, ecco, non prevedeva una responsabilità precisa. La responsabilità per gli archivi correnti
e di deposito, aggiungo, erano affidati al dirigente, che naturalmente era in tutt'altre faccende affaccendato e per tradizione e per mancanza di tempo, di interesse, delegava tale compito a personale di basso profilo. Quindi le figure che noi quando andavamo a fare le ispezioni trovavamo negli uffici erano figure del tutto irrilevanti come posizione rispetto alle figure che ci saremmo aspettati o che avrebbero dovuto gestire questi processi. Quindi, alla fine degli anni 90 si arriva ad una ripresa del problema, una rivalutazione del problema della gestione documentale. Tra l'altro, la proliferazione degli archivi che risulta dalla capacità di riprodurre, di moltiplicare, di copiare, di far circolare i documenti, era un problema significativo, quindi la necessità di reintrodurre regole, di introdurre nuove regole, di aggiornarle e soprattutto di introdurre una responsabilità precisa, anche perché non dimentichiamoci, la 241 del 90, non tanti anni prima, aveva cominciato a introdurre precisi obblighi in termini di accesso alla documentazione, di trasparenza, e poi, alla metà degli anni 90, le leggi Bassanini cominciano a parlare di servizio e non di adempimento per la BA e cominciano ad affrontare il nodo dell'efficienza della gestione pubblica e quindi necessariamente la capacità di essere capaci di rispondere anche attraverso la documentazione. Qual è la normativa? La normativa di riferimento è ridotta all'osso, naturalmente, ci sono tantissime norme che accompagnano questo processo, è come vi dicevo il 428 del 98. Sul cosiddetto protocollo informatico, in particolare l'articolo 12, che viene tradotto letteralmente, senza cambiare neanche una virgola, nel testo unico approvato con DPR 445 del 2000, l'articolo 61. Le indicazioni di riferimento vengono poi approfondite, specificate nelle regole tecniche sul protocollo informatico, gestione informatica dei documenti. Sottolineo questo punto, quando trovate la parola protocollo informatico non vuole mai dire che stiamo parlando di protocollo, vuol dire che stiamo parlando sempre, già dal 98, di gestione informatica dei documenti. Fu sbagliata la parola, che fu fuorviante e fu imposta personalmente, ricordo, contro la mia volontà, perché ritenni che sarebbe stato molto pericoloso definire questo passaggio come un passaggio di sviluppo del protocollo informatico. Ma insomma, le norme, le regole tecniche furono approvate le prime nel 2000, ma poi quelle che noi oggi consideriamo sono le regole tecniche approvate col DPCM 3 dicembre 2013, non con il decreto ministeriale. Oh, è un errore delle slide. Il codice dell'amministrazione digitale, in particolare gli articoli qui citati, ma in realtà tutti gli articoli che fanno riferimento alla gestione documentale, riprendono questa responsabilità, questo ruolo, queste funzioni. Che cosa, la definizione? La definizione di chi sia questo responsabile l'ho presa dal glossario allegato alle regole tecniche, appunto, DPCM del 2013. Allora, vedete innanzitutto che mentre nella normativa precedente si usava il termine responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico della gestione dei flussi documentali e degli archivi, una dizione lunga e impegnativa anche, e le regole tecniche nel ridefinire questa figura lo esprimono come denominano questa figura in modo più semplice, giustamente responsabile gestione documentale. Un dirigente, un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica, perché qui si fa riferimento chiaramente a una gestione specifica di documenti. Poi avremo modo di dire qualcosa sul concetto di documento, di che cosa stiamo parlando esattamente, un concetto ampio di documento. Attenzione, non è necessariamente il documento digitalizzato con lo scanner o il documento in PDF. Attenzione, concetto di documento che il nostro legislatore ha messo al centro della sua normativa è un concetto molto ampio e strettamente legato al valore giuridico
giuridico dell'informazione prodotta nel corso dell'attività amministrativa o dell'attività tecnica. Comunque questa figura preposta a un servizio. Per la tenuta del protocollo, per la gestione dei flussi e per la gestione degli archivi. Quindi vedete che è una figura complessa, una figura che si occupa del patrimonio di memoria dell'ente, della struttura, da quando il documento nasce, anche dalla progettazione, addirittura dalla progettazione, fino a quando il documento o muore, perché viene inviato giustamente, correttamente al macero, alla distruzione, all'eliminazione, che sia informatica o cartacea, oppure viene mantenuto nell'archivio, se è una pubblica amministrazione centrale, viene inviato all'archivio di Stato competente per territorio, oppure rimane nella dimensione dell'archivio storico. Una delle domande che io mi farei anche, ma il responsabile della gestione documentale è anche responsabile della gestione dell'archivio storico? Ecco, questa è una domanda aperta, dipende dalla dimensione organizzativa dell'ente e vedremo sicuramente domande di questo genere verranno proposte più tardi. Diciamo anche che nella definizione, che fa riferimento all'articolo 61 del 445, si dice anche che il responsabile produce, tra le altre cose, il pacchetto di versamento e effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Quindi è una figura di transito anche rispetto ai processi di archiviazione e di conservazione. Può essere, come è detto esplicitamente nelle regole tecniche sulla conservazione, che io qui non potrò trattare per mancanza di tempo, ma può essere anche responsabile della gestione documentale, anche responsabile della conservazione. Si tratta però di due profili diversi, anche se riconducibili alla stessa persona rispetto, dico, alla normativa. L'articolo 61, che è ancora la norma di riferimento, è appunto su questa figura e in genere sulla gestione documentale, è il DPR 445 del 2000, il capo quarto, cioè tutta la parte dedicata alla gestione documentale che in questi 17 anni, 18 anni, non è mai stata modificata in alcuna parte. E il servizio, appunto, viene identificato come un servizio previsto per ogni area organizzativa omogenea ed è appunto posto alle dirette dipendenze dell'area e quindi del dirigente che ha il compito di coordinare quel settore della pubblica amministrazione. E al servizio appunto è preposto un dirigente, eccetera, con tutte le caratteristiche che abbiamo detto in precedenza, riprendendo la definizione del glossario. Io qui ho aggiunto una riflessione. Che formazione è una formazione tecnico-archivistica? E che vuol dire è acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente? Vuol dire che il responsabile della gestione documentale deve avere delle competenze specifiche. Poi su questo che cosa vuol dire formarsi in questo settore? Non entreremo nel merito, però sicuramente deve esserci una formazione che risponde a delle procedure, a dei requisiti riconosciuti di livello universitario. Non vuol dire per forza che si debba andare all'università per acquisire un titolo o per avere formazione, ma deve essere una formazione attestata da enti formativi, riconducibile ad attestazioni professionali. Si fa riferimento a delle norme sul riconoscimento delle professioni, quelle professioni che non fanno capo ad ordini veri e propri, ma insomma si tratta di una formazione tecnico-professionale che naturalmente ha vari modi per essere acquisita. Comunque si riconosce, il legislatore riconosce che qui si tratta di sapere di che cosa stiamo parlando, che cos'è un documento, che cos'è un archivio, che cos'è un piano di classificazione. Sono strumenti tecnici maturati nel corso degli anni che hanno bisogno di competenze, di conoscenze e di abilità. I compiti, qui ho provato questo è ancora l'articolo 61 a riassumerli, però vedete i compiti sono notevolissimi. Ognuno di questi avrebbe bisogno di una riflessione, di un approfondimento, non abbiamo tempo, però sicuramente ha il compito del responsabile quello di gestire l'accesso, di gestire le autorizzazioni
per l'accesso alla procedura. Questo vuol dire intervenire e rendere fluida la procedura di gestione documentale, capire chi ha accesso a cosa, stabilire naturalmente d'intesa con il dirigente, ancora una volta d'intesa con il responsabile dei servizi, dei sistemi informativi e naturalmente con il responsabile della trasformazione digitale, cioè sono scelte che hanno da un lato una natura politica e che poi si trasformano in scelte di tipo tecnico, organizzativo, valutare a chi deve essere aperta quale funzione e sono scelte di tipo ampio che lasciano margini, tutti protocollano o soltanto alcuni, tutti hanno accesso a tutto oppure ci sono aree compartimentate e riservate ovviamente per ragioni di vario tipo in base al tipo di amministrazione, al tipo di servizio che gestiamo. Quindi già solo in questa lettera A che sembra apparentemente banale, si nascondono una serie di responsabilità e di valutazioni che devono essere assunte con cognizione di causa, che hanno delle implicazioni di responsabilità che si possono tradurre scelte efficienti o meno all'interno dell'amministrazione. Operazioni di registrazione e segnatura corrette, quindi c'è un problema di correttezza delle procedure. Su questo anche non ci possiamo fermare, ma è chiaro che i documenti assumono il loro valore in termini di trasparenza, di qualità, di correttezza, di rappresentazione, anche di correttezza dell'amministrazione, se quando un documento arriva viene immediatamente registrato e se non c'è la possibilità di avere margini e buchi neri, opacità nel comportamento. Quindi chi gestisce le regole, le applica e le fa rispettare, si assume un compito di custode, guardiano o di supporto alla qualità, alla trasparenza, alla correttezza dell'azione amministrativa, a principio affermato dalla Costituzione. Ecco, si tratta di aspetti tecnici che però rappresentano, mostrano, dimostrano la qualità di un'amministrazione dal punto di vista proprio della sua capacità di rispondere in termini corretti. Produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo. Attenzione, qui questo concetto della conservazione del registro, che poi troveremo in tutte le norme sulla conservazione, le troviamo già espresse in questo nel DPR 445 del 2000. Guasti e anomalie, ovviamente, la rapidità dei guasti, della riparazione dei guasti, cioè il fatto che il registro, il sistema di protocollazione debba essere sempre efficiente, un altro elemento quindi considerato vitale e tocca al responsabile curare che ci siano le condizioni perché questa correttezza, rapidità e qualità del flusso venga rispettato e naturalmente le copie, il registro di emergenze e così via, ma soprattutto a me interessa ricordare la lettera F, il buon funzionamento, garantisce il buon funzionamento degli strumenti dell'organizzazione delle attività di registrazione, gestione documenti e flussi, incluse le funzionalità di accesso e le attività di gestione degli archivi. E si fa riferimento a questi tre articoli di cui dirò solo rapidamente qualcosa tra poco. Allora, vedete che è una figura centrale per far funzionare correttamente un servizio che deve essere in grado di garantire la qualità, la correttezza dell'amministrazione pubblica nel gestire le informazioni che riceve dal cittadino e che fornisce al cittadino e ai suoi utenti. Si fa riferimento al sistema degli archivi, quindi a un ciclo intero di gestione, di responsabilità e competenze. Si fa riferimento agli aspetti della sicurezza e alla conservazione delle informazioni, salvataggio, copie di sicurezza. Attenzione, io qui ogni tanto vedete che ho messo tra parentesi quadre qualche concetto, vuol dire che non se ne parla in modo esplicito nella norma, ma se io
parlo e chiedo e ritengo di dover rispondere della leggibilità dei dati, non sto parlando solo di un problema di lettura di parole, ma anche di intelligibilità, di capacità di interpretare il dato e le informazioni. Si parla di conservazione. Questo è un dato importante, le informazioni relative alla gestione informatica dei dati, questo è un punto completamente ignorato a lungo, ma che è presente già nel 445 del 2000. Si fa esplicitamente riferimento, si fece già allora riferimento al fatto che le informazioni che riguardano la gestione, quindi i dati di protocolli, i dati di classificazione, la gestione dei fascicoli, i dati eventuali collegati ai procedimenti amministrativi di cui quel documento è parte, costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e, attenzione, di organizzazione dei documenti, oggetto poi di conservazione, sostitutiva, digitalizzazione, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che non si tratta di mandare in conservazione poi qualche documento con qualche informazione di protocollo, si tratta di gestire nell'insieme, come intero, il processo di produzione del documento informatico, documento informatizzato, attraverso tutte poi le informazioni che noi chiamiamo di contesto, che renderanno possibile ricostruire il dato stesso. Esistono tutta una serie di norme che qui rapidamente passo senza troppa attenzione, ma in realtà meriterebbero una riflessione specifica, cioè il fatto che questa figura è una figura anche di riferimento sicuramente per gli archivi correnti e di deposito, trasferimento periodico annuale, controllo sulla movimentazione. Il piano di conservazione, permettetemi solo di dire che non è il manuale di conservazione legato all'aspetto della conservazione digitale, ma il piano di conservazione altro non è che il vecchio massimario di selezione e scarto. È quel piano che ci consente o meno di scartare di indicare i termini di conservazione dei documenti che siano cartacei o che siano digitali. Sempre nel rispetto dei dati relativi della privacy e della tutela dei dati personali. Anche l'aspetto della conservazione degli archivi storici è un altro elemento di grande rilevanza perché implica che una responsabilità, anche nel caso in cui ci sia un archivio storico, un archivista storico a cui consegneremo la memoria storica dell'ente, del soggetto, che sia l'archivio di Stato, che sia appunto un programma archivistico dedicato all'interno di una pubblica amministrazione, di un ente pubblico, di un comune, ecco, comunque, attenzione, è compito del responsabile della gestione fare in modo che questo versamento, questo trasferimento avvenga nel rispetto dei sistemi originari di organizzazione dell'archivio, con gli strumenti di consultazione dell'archivio, quindi leggibilità e intelligibilità non solo del documento e del dato, ma dell'archivio, del sistema di memoria che si è venuto costituendo nel corso degli anni. Nelle regole tecniche si aggiunge una novità importante, si prevede che ci sia innanzitutto un vicario. Nel caso di assenza, vabbè, era una norma, diciamo, di funzionamento dell'amministrazione. È chiaro che il responsabile può ammalarsi, deve e può andare in vacanza, insomma, ma soprattutto il dato più interessante è questo: nel caso di più aree organizzative omogenee, è necessario individuare un coordinatore e un suo vicario. Quindi si cerca di affrontare un nodo che nel vecchio provvedimento del 2000 non era, nel 98-2000 non era stato affrontato, la necessità che ci siano situazioni complesse, grandi amministrazioni o amministrazioni che hanno molte responsabilità distinte e che hanno bisogno di una specifica figura di coordinamento, altrimenti ognuno va per conto suo, e quanto è successo in alcuni grandi ministeri. Quindi l'obiettivo è quello di criteri uniformi, coerenti, capacità di rispondere alla normativa vigente, ed è una normativa in continua evoluzione, attenzione, quindi inevitabilmente una figura che ha bisogno di
aggiornarsi, di essere formato e a sua volta di formare, di formare gli altri. Quindi è sempre un formatore, in qualche modo anche responsabile della gestione documentale. È una figura importante, deve avere autorevolezza all'interno per funzionare all'interno dell'amministrazione. E poi vabbè, ci sono tutte le stesse norme di prima, in più si chiarisce nelle regole tecniche un altro un paio di punti che erano stati un po' dati per scontato, comunque non affrontati, al di là del rapporto diciamo di collaborazione con il responsabile della sicurezza e con il responsabile della conservazione che viene ribadito, si dà anche, si affronta, si identifica il ruolo, la responsabilità, di questa figura per lo scambio, quindi, l'ambiente telematico, l'attivazione e la gestione delle caselle PEC e così via, e soprattutto si riconosce l'obbligo di, definire, di scrivere, di predisporre il manuale di gestione, lo schema si dice del manuale di gestione, ma in realtà, come vedremo, più che uno schema è il vero e proprio manuale che poi l'area organizzativa o l'amministrazione nel suo complesso dovrà adottare. Poche parole sugli strumenti di supporto, proprio solo vedo che il mio tempo è quasi scaduto, cioè 10 minuti, però credo di riuscire ad arrivare alla fine della mia presentazione. Il responsabile si deve avvalere, deve predisporre strumenti di guida, perché è un sistema così complesso, complesso a prescindere dalla grandezza, dalla dimensione, dalla complessità di una pubblica amministrazione. Un piccolo comune, ha le stesse complessità, da un certo punto di vista, le stesse responsabilità di un grande comune. Certo, un grande comune ha, più aree organizzative, però avrà anche più referenti, avrà forse anche più risorse, si spera. Comunque i compiti sono i medesimi e le responsabilità sono i medesimi. Allora è necessario che questa figura di coordinamento così significativa, così cruciale, abbia strumenti a sua disposizione, li prepari, ne sia responsabile del loro aggiornamento, e questi strumenti sono il manuale di gestione. Io ho messo tra parentesi l'indicazione proprio della norma precisa di riferimento. Il manuale di gestione già previsto nelle regole del 2000 viene ribadito e precisato l'articolo 5, ma anche altri articoli del 2013. Il piano di classificazione, che viene ricordato in modo esplicito, anche se non ben definito nella normativa, il piano per la formazione dei fascicoli. Qui vedete non c'è una norma di riferimento, ma in realtà, e soprattutto in un ambiente digitale dinamico, se non definiamo come, in quali modi debbano aggregarsi i documenti, organizzarsi i documenti, è molto difficile che noi riusciremo a tenere sotto controllo con efficienza e capacità di gestire l'innovazione questi processi. Il piano di conservazione, selezione, scarto, e naturalmente partecipa, come abbiamo detto, alla predisposizione del piano per la sicurezza e del manuale di conservazione, perché anche nel definire i processi di conservazione, chi forma i documenti, chi contribuisce a formare i documenti, deve poter esprimere e anzi dare delle indicazioni significative e rilevanti. Il manuale di gestione, no, non entro nel merito, dico solo che riprendendo le regole tecniche, è uno dei nodi cruciali di questo processo, perché poi nel manuale si dà tutta un'indicazione sui formati, sugli strumenti per lo scambio, sui flussi, naturalmente chi ha i registri particolari e così via, no? È chiaro che il manuale non può essere scritto da una persona sola, infatti si dice che il responsabile predispone lo schema, sentite le strutture, tutte le strutture operative dell'amministrazione, e il manuale poi viene adottato dall'amministrazione, quindi nella piena consapevolezza, almeno così dovrebbe essere, degli impegni che il manuale implica. E veniamo a qualche riflessione conclusiva, poi rispondo alle vostre domande, che vedo numerose, ma non mi voglio far fuorviare adesso, perché sennò vorrei arrivare alla fine di questa mia breve riflessione introduttiva. Allora, diciamo che il responsabile è, a mio avviso,
il riferimento principale dell'attività di digitalizzazione. Senza un buon responsabile della gestione documentale, il responsabile della trasformazione digitale ha poco pane per i suoi denti. Finisce per potrà anche fare delle dichiarazioni di intenti, ma non avrà poi le basi su cui poi costruire le sue politiche di trasformazione, le sue scelte anche impegnative, proprio perché non è solo il protocollo in ballo nelle mani di questa figura, ma è l'insieme della produzione di informazioni che hanno rilevanza documentale, tali per cui saranno informazioni di cui l'amministrazione dovrà rispondere. Come facciamo ad affrontare il problema dei sistemi ibridi, misti, cartacei, digitali, digitali di varia natura? Come facciamo ad affrontare lo scarto e quindi la sostenibilità dell'intero processo se non abbiamo elaborato strumenti adeguati e non abbiamo una responsabilità adeguata? E per forza quindi questa figura deve essere coinvolta nella progettazione e deve essere in grado, questo l'ho voluto sottolineare, mettere in grassetto e mettere in rosso perché secondo me è fondamentale, il punto chiave dell'intercettazione nei verticali aziendali. Io ho N verticali che producono documenti, dove vanno, chi li gestisce, chi li conserva e quindi diciamo sono moltissime le attività che diventano necessarie e obbligatorie. Ho richiamato qui questa norma UNI, una norma che ha suscitato, secondo me sbagliando, da parte di chi l'ha osteggiata, perché in realtà questa norma dice semplicemente quali sono una norma approvata nel 2014, la professione dell'archivista del responsabile della gestione documentale, che tipo di figura è, che tipo di competenze deve avere. Io qui mi sono limitata ad elencare che è una figura che deve essere capace di collaborare con le altre figure nell'attività di progettazione, deve elaborare il piano di, questo sì lo deve fare lui, il piano di classificazione, conservazione e così via, deve poter svolgere attività di audit e monitoraggio su quei sistemi che riflettono e si riflettono nella gestione documentale, deve poter gestire la conservazione o meglio la tenuta dei documenti prodotti, non parliamo della conservazione e archiviazione digitale come è stata sviluppata e intesa dal legislatore, che qui si aprirebbe un capitolo che non possiamo in questa fase affrontare, ma e definire tutti i requisiti funzionali per sistemi informatici, scusate, di gestione documentale, ovviamente, non di sistemi informatici in generale. Il responsabile quindi deve avere capacità di questo tipo. Non è un informatico, ovviamente, non può fare a meno delle competenze informatiche, ma deve integrarsi e coinvolgere ed essere coinvolto dal team, diciamo, di persone, di figure che gestiscono questi processi. Naturalmente tutto questo è facile a dirsi, difficile a farsi. È chiaro che se non ci sono condizioni organizzative, se io in un piccolo ente la figura di riferimento come responsabile è anche il responsabile dello stato civile, il responsabile della contabilità, è chiaro che questa figura è una figura dimidiata, ridotta, insomma, non ha la forza, non può avere le competenze. Quindi è chiaro che tutto ciò che andiamo a sviluppare deve avere una progettazione, devono essere gli strumenti, non devono essere copiati, ci si può ispirare agli altri, ma bisogna guardarsi intorno e valutare qual è il contesto specifico dell'amministrazione. Gli obiettivi devono essere condivisi con la dirigenza, una responsabile difficilmente potrà avere successo ed essere operativo se va, a impattare in modo negativo con una dirigenza che guarda dall'altra parte o che non si ritrova sugli stessi obiettivi. Serve il concorso di diverse professionalità con cui stringere alleanze strategiche, riprendendo il concetto che all'inizio ha riportato Salvatore Marras, condivido pienamente. Il coordinamento è un lavoro continuo, fatto il manuale non è finita, è appena cominciata. È un lavoro impegnativo, un lavoro in cui bisogna un po'
crederci, bisogna ritrovarsi in questa volontà di sostenere attraverso la correttezza del flusso informativo e documentale il lavoro, il processo decisionale, no? Il responsabile deve formare e aggiornare i suoi collaboratori e possibilmente sensibilizzare il personale. Quindi è un servizio e non un adempimento. Da quali strumenti partire? Stiamo venendo verso la fine della mia presentazione. Allora, sicuramente io partirei da un buon piano di classificazione, cioè, perché un buon piano di classificazione è uno strumento che tiene sotto controllo, almeno identifica le aree rilevanti a cui dobbiamo prestare attenzione come responsabili. E naturalmente non è solo avere delle voci di indice, purtroppo in questo il nuovo CAD fa pensare alle amministrazioni che con un buon sistema di indicizzazione nazionale abbiamo risolto i problemi. Magari, in realtà i flussi sono complessi, vanno organizzati e sistemati e vanno seguiti fino alla fine, fino all'ultimo miglio, appunto, del documento inserito in un fascicolo, in un'aggregazione, non lasciato vagare nello spazio, anche se virtuale, dell'ambiente digitale. Procedure massimali di selezione. I documenti se ne producono tanti, vanno selezionati e definite quali sono le serie destinate ad essere conservate, sia che siano digitali, sia che siano cartacee. Costa mantenere l'informazione, sia dal punto di vista materiale, di risorse, di spazi occupati, sia dal punto di vista della scarsa efficienza, nei processi di recupero e di ricerca. Se conserviamo troppo è male. Serve la capacità di verificare, questo è un altro punto chiave, che le persone a cui presentiamo, a cui imponiamo i nostri strumenti abbiano capito, le sappiano applicare. Non basta avere lo strumento, bisogna rompere le scatole al prossimo, verificare, fare controlli periodici, non dare appunto per scontato la chiarezza di ciò che invece potrebbe essere mal interpretato. Definire gradualmente il processo di innovazione fino a quando non diventa routine sostanzialmente. Allora, per chiudere un po' questa riflessione, io credo, per la mia lunga esperienza ormai quarantennale e ventennale in questo settore, io credo che i mestieri dell'archivista, della tradizione documentale siano pronti culturalmente e tecnicamente. Certo, da fare c'è molto e bisogna continuare a lavorare sulle trasformazioni. Il mondo digitale non si arresta mai, le trasformazioni sono sempre più significative, non sempre sono buone trasformazioni. Bisogna ragionarci sempre sopra e penso alla blockchain, a questa fissazione che la classe politica o chi si affaccia a questi mondi trova subito mirabolanti soluzioni che non sono né soluzioni né mirabolanti, però diciamo che bisogna continuare a tenere vivo l'attenzione, ma c'è un'attenzione e una capacità. Ma la mia domanda, a che punto sono le amministrazioni? Consapevolezza delle criticità, assunzione di responsabilità personale competente, qualità nell'acquisizione degli applicativi, buoni applicativi o cattivi applicativi che poi finiscono per essere un intralcio alle trasformazioni e al lavoro quotidiano? Quanto poco, o molto in alcuni casi, hanno contribuito le società di informatica? Non sempre le soluzioni innovative sono tali e sono adeguate. Oggi siamo di fronte a una trasformazione del mondo digitale che richiede nuove piattaforme, che richiede applicazioni più interessanti, più integrate, meno verticali e più capaci di entrare nella vita quotidiana delle persone. E sono mancati anche investimenti di riqualificazione dei prodotti, delle applicazioni che potevano andare bene 20 anni fa. Allora, la domanda è: servono nuovi paradigmi oppure abbiamo delle soluzioni, delle proposte, delle indicazioni, penso al nostro paese soprattutto, disponibili da applicare diversamente e meglio? Qui io mi riferisco a questo modello del Digital Curator, che non è altro che appunto in ambiente archivistico il responsabile della gestione documentale e responsabile della conservazione insieme, no?
Allora, anche in settori come Big Open Data si può pensare di garantire che questi dati, siano conservati e gestiti se non c'è una competenza documentaria che si occupa della qualità di chi ha prodotto i dati, che li conserva, che li rende disponibili e così via? Qui è solo una provocazione finale, perché appunto, l'informazione è conoscenza che per essere scambiata ha bisogno di rappresentazione, di informazione, di metadati e così via. E allora, per chiudere, i processi di informatizzazione sono complessi. I prodotti che derivano da questo processo di informatizzazione hanno bisogno di cura e di custodia, del tempo, non all'inizio e del processo. L'archivio digitale è, per natura, come dicevo, dinamico, deve essere presidiato da figure competenti e profili aggiornati, perché siano in grado di considerare in modo unitario tutto ciò che si produce in termini di informazione con valenza giuridica documentale e per evitare la frammentazione a cui spingono processi sempre più rapidi che non ci lasciano tempo di organizzare la memoria anche nella nostra vita quotidiana. E un'amministrazione non se lo può permettere perché è una memoria che non è sua, non è dei singoli, non è dei suoi dirigenti, è una memoria collettiva, una memoria destinata a dover lasciare traccia di sé, per il futuro, per le generazioni che verranno. Quindi la complessità va gestita e va gestita come? Va gestita collaborando, va gestita con la creazione di comunità di pratiche, in tanti stiamo lavorando in questa direzione, va gestita anche, e su questo credo che avrà molto da dire, ben da dire il nostro collega della provincia di Trento, anche individuando forme nuove, associate di collaborazione istituzionale. Un piccolo comune non è detto che abbia le risorse e la forza per gestire da solo questa figura e che quindi potrà e dovrà trovare forme nuove che il codice dell'amministrazione digitale, la normativa nuova, consentono di sviluppare, forme di collaborazione. Un responsabile della gestione documentale, un responsabile per la conservazione, per più enti, per più strutture che cooperino insieme. Io mi fermerei qui e sono pronta per le domande. Le affronto direttamente io? Vediamo un po'. Qui ho visto che di domande ce ne sono tantissime. Vado sul Sì, allora, a chi compete, vediamo un po' dalle prime, a chi compete la nomina compete sicuramente al dirigente, poi dipende naturalmente dalla struttura. E se non esistono dirigenti o funzionari che hanno capacità adeguate, la nomina. Allora, innanzitutto si possono anche individuare figure esterne a cui si affida questo compito con un contratto. E naturalmente si può anche, come avviene, a noi capita continuamente, anche come ANAI, organizziamo dei corsi proprio per formare corsi di base, corsi avanzati per formare figure che non abbiano una competenza originaria. Quindi corsi che certo non hanno il livello, la complessità di una formazione di livello universitario, delle scuole degli archivi di Stato. Le scuole degli archivi di Stato sono scuole biennali gratuite, attenzione, gratuite. E proprio questo pomeriggio appuntamento col direttore generale degli archivi per convincerlo, costringerlo speriamo, a riorganizzare queste scuole, a rafforzare la parte innovativa, però sicuramente è una scelta che può essere anche affrontata valutando le risorse che abbiamo a disposizione. Avevo visto qualche altra domanda, scusatemi che non. Non so perché non scende la barra, non so se qualcuno mi può leggere forse la domanda che qui non riesco a vederle, non so perché non scende più, o forse devo andare su. Ah, scusate, no, era sceso giù. Avevo visto una domanda del collega Principale che mi sembrava molto interessante. Allora sì, la differenza tra responsabile della
conservazione e responsabile della gestione. Come dicevo prima, i due responsabili, allora, il responsabile della conservazione può sicuramente essere, la responsabilità può essere affidata al responsabile della gestione, come infatti avviene in alcuni casi, credo anche sia il caso di Armando Tomasi, ma sicuramente anche il responsabile della conservazione ha come attenzione specifica gli aspetti del mantenimento, della tenuta, della integrità e della sicurezza rispetto al compito del responsabile della gestione, che è più legato agli aspetti dinamici della corretta formazione, dell'uso della immediata e rapida e corretta circolazione dei documenti. Le due figure sono il frutto di una normativa che è andata per tavoli paralleli, su tavoli paralleli, e che in parte il nuovo CAD cerca, in modo forse un po' troppo frettoloso, di mettere di nuovo insieme. Io credo che sugli scenari complessivi della informatizzazione, della produzione, della tenuta e della conservazione si dovrà tornare nei prossimi mesi, nel prossimo anno. È uno dei nodi che col Forum PA, il tavolo cantieri documenti digitali, vorremmo affrontare in modo specifico: il modello, la sostenibilità sia di queste figure, di questi modelli, sia di questi sistemi, naturalmente. E, ecco, principale punto, posso ricordare personale, ecco, naturalmente, allora, sulla certificazione UNI e sul riconoscimento delle competenze. Non esiste un'unica modalità per attestare le competenze. Da questo punto di vista voglio richiamare solo il codice dei beni culturali, che fa riferimento alla presenza di elenchi di professionisti. Questo è un provvedimento che il Ministero sta per varare, e dove sono indicati quali sono i criteri per poter valutare l'esistenza di requisiti professionali. Ci sono naturalmente i requisiti standard, che sono avere una laurea magistrale specifica, avere il titolo delle scuole degli archivi di Stato, una scuola di specializzazione, avere il master seguito, un master adeguato in questo settore, ottimo. Faccio pubblicità perché lo merita il master dell'Università di Macerata in e-learning, che in un anno prepara con grande cura e attenzione figure professionali assolutamente adatte a gestire la doppia responsabilità. Ci sono altri master in giro, insomma, che hanno anche buoni. Poi ci sono attività svolte attraverso le esperienze con formazione professionale, che possono alla fine costituire, dar vita a una figura specifica di riferimento. Quindi il nodo è: si tratta veramente di prepararsi verso una, per acquisire le competenze di una professione che ha bisogno di che ha una complessità alle spalle e una complessità nel fare quotidiano, che spesso si dimentica o non si considera nella sua in modo completo e adeguato. Ecco, quindi è una formazione che si fa all'inizio, ma è una formazione che si fa anche operando. Sulle attestazioni delle professioni c'è uno sforzo in corso da parte proprio come ANAI, la stiamo preparando, abbiamo un comitato tecnico-scientifico, abbiamo definito delle procedure per riconoscimento dell'attestazione professionale dei nostri soci, e non solo, altre associazioni possono muoversi nella stessa direzione. È importante che ci sia qualità in questo processo, sia nel processo di formazione che nel processo di attestazione. Mariella, io proporrei di Sì. lasciare qualche domanda anche alla fine, in modo Va che bene, non sforiamo sui certo. tempi. Prima di dare la parola ad Armando Tomasi, volevo chiedere a Gianluca se può mettere la seconda domanda. È una domanda, come dire, una checklist, giusto per capire cosa già fanno le amministrazioni. Quindi si è parlato di manuale per la gestione documentale, ce l'avete, è stato adottato, viene aggiornato periodicamente, ovviamente immagino che il protocollo informatico sia operativo.
I contratti vengono firmati in modo elettronico? La firma elettronica è veramente operativa? Questo è un aspetto secondo me fondamentale, perché senza questo si rischierà sempre di avere della carta che viene stampata, viene siglata, firmata e poi scansionata e rimessa in un formato che poi non garantisce il trattamento digitale. Cosa è successo, Gianluca? Si è azzerato il. Quindi vi chiederei, voi vedete il questionario perché non vedo, non viene compilato. Va bene. Mariella ha toccato un tema che a me interessa molto perché seguo forse più l'aspetto tecnologico, che è quello degli strumenti adatti. Secondo me è importante avere dei sistemi che da un punto di vista tecnologico supportano due cose essenziali. Una, l'integrazione con gli altri sistemi. Anzi, credo che in molti casi, ovviamente dipende anche dall'organizzazione, dai sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, ma credo che il sistema di gestione documentale, l'enterprise content management, la gestione complessiva dei contenuti possa e debba essere il luogo dove si integrano gli altri sistemi. In qualche modo il luogo dove attraverso la gestione dei flussi di lavoro si riesce a far colloquiare i sistemi gestionali con i sistemi documentali e soprattutto con i servizi. Un buon sistema informatico di gestione documentale credo che dovrebbe arrivare fino al web, cioè dovrebbe arrivare a pubblicare contenuti e gestire servizi anche nel sito delle amministrazioni. Spesso invece queste cose sono gestite in maniera separata. Non mi dilungo oltre, però non vedo i risultati sul questionario. Gianluca, si è bloccato il questionario. Mi spiace, magari lo rimettiamo a chiusura e passo la parola ad Armando che racconta l'esperienza, come dire, di chi la vive nella realtà quotidiana. Grazie Salvatore, buongiorno a tutti. Ringrazio doverosamente Mariella Guercio per avermi segnalato e invitato a questo importante momento di condivisione e naturalmente ringrazio anche gli organizzatori, colleghi di Formet. Credo sia questa una bella occasione per condividere diciamo, un'esperienza che riguarda un argomento attualissimo e che, stando perlomeno a quanto abbiamo visto nel primo sondaggio, ha bisogno ancora di essere percorso e consolidato. Sono stato invitato ad esporre l'esperienza del nostro ente, ma non solo del nostro ente Provincia Autonoma di Trento, ma dell'intero territorio trentino. E naturalmente lo faccio ben volentieri. Chiarisco subito che non intendo parlare di fantascienza, nel senso che il mio intervento sarà estremamente operativo e ancorato, diciamo, alla rappresentazione di esperienze quotidiane. Ma a scanso di equivoci, evidenzio anche che non intendo parlare del paradiso terrestre. Nell'immaginario collettivo, la terra trentina sembra qualcosa di straordinariamente, come dire, anomalo in senso positivo. I nostri bei problemi li abbiamo anche qui, e per onestà intellettuale. Direi che è il caso di chiarire bene anche questo presupposto. Della figura ha parlato già benissimo Mariella. I riferimenti normativi sono ben chiari a tutti. Ricordo ed evidenzio soltanto tre passaggi fondamentali dal mio punto di vista dell'articolo 61, laddove
il responsabile della gestione documentale chiamato a garantire che le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni della norma, è chiamato a garantire il buon funzionamento degli strumenti e, sottolineo, dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, due paroline semplici semplici, ma che celano un intero mondo, e è chiamato anche a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati. Insomma, mi verrebbe da dire che questa del responsabile della gestione documentale è quasi una figura mitologica. Non è così, l'importante è approcciare la materia e la problematica nel giusto modo e soprattutto con i giusti presupposti. I presupposti dei quali, il panorama del quale parlerò nei prossimi minuti, è il panorama trentino, quello diciamo che ha come ambiente di riferimento il Sistema Federato di Protocollo e Gestione Documentale, che passa sotto il nome di Protocollo Informatico Trentino P3, che allo stato attuale vede attivi all'interno del sistema circa 15.000 utenti e è diffuso su e utilizzato da più di 330 enti federati. Si tratta, lo dico perché credo sia un dato estremamente significativo, di un progetto al quale stiamo lavorando quotidianamente, e sottolineo quotidianamente, da più di 10 anni. Ne parlo io in quanto titolare dell'archivio storico della provincia di Trento, ma anche in quanto titolare della funzione di responsabile della gestione documentale e della funzione di responsabile della conservazione, e ne parlo con una doppia veste. Le attività che quotidianamente gestisco riguardano sia ciò che succede all'interno dell'ente Provincia Autonoma di Trento, sia ciò che succede all'esterno del mio ente, e ciò che succede sul territorio. Quando parlo di vigilanza, io ho in mente e declino quest'idea in un'accezione particolare. Per me vigilanza non significa assolutamente, o meglio, non significa solo attività ispettiva. Se devo essere onesto, ritengo che questa sia come dire, un utilizzo dello strumento della vigilanza vecchio come il cucco. Ritengo che in un'accezione moderna del termine, vigilanza sia essenzialmente attività consulenziale. Già Mariella ha evidenziato molto bene questo passaggio. Tutti gli enti, in particolare però gli enti piccoli e piccolissimi, hanno un bisogno enorme di assistenza, e hanno un bisogno enorme di essere confortati, sostenuti e aiutati. Bene, questo dato di fatto per me è fondamentale, e la logica con la quale cerco di lavorare è tale per cui si mette a fattor comune di tutti ciò che di buono si crea. Nel mio territorio parto da dei presupposti, diciamo, di vantaggio. Lavoro su un terreno, per così dire, abbastanza fertile. Ho la fortuna di lavorare in un territorio con dimensioni territoriali molto ridotte. Tanto per dare un dato numerico, qui in Trentino siamo poco più di mezzo milione di abitanti, l'equivalente di una qualunque città di medie dimensioni nel resto del territorio nazionale. Abbiamo la fortuna di contare su di una infrastruttura tecnologica estremamente solida. Se osservate la cartina del territorio trentino, i punti rossi sono i punti non coperti, e
da Banda, si tratta essenzialmente delle cime delle montagne, per il resto siamo molto ben cablati. E altra cosa dal mio punto di vista fondamentale, abbiamo un ente di riferimento autorevole e riconosciuto a livello territoriale, che è appunto l'ente nel quale io stesso lavoro. Sulla base di questi presupposti, alcune notazioni di metodo che applichiamo da sempre sia all'interno della nostra singola organizzazione sia nei confronti del territorio, e ritengo che quell'applicazione di questa metodologia abbia dato ottimi frutti. L'intento è quello di lavorare assieme al territorio e per il territorio. Uno dei fattori fondamentali di successo per l'introduzione di questi strumenti, che sono essenziali per il passaggio al digitale della pubblica amministrazione, ritengo debba essere individuato anche e soprattutto nella collaborazione interistituzionale. Il mio ente collabora fin dal primo giorno con l'Università degli Studi di Trento, con l'azienda sanitaria, con il Consiglio Provinciale, con il Consorzio dei Comuni Trentini e con la Società Informatica Trentina, che è la società in-house della provincia autonoma di Trento. Tutto ciò nella logica di una condivisione di conoscenze e competenze continua e sistematica. Lavoriamo su vari tavoli di lavoro, un comitato guida che all'inizio del progetto ha dettato quelle che sono le linee di direzione fondamentale da seguire, un comitato tecnico con, diciamo, il compito di declinare in maniera operativa le linee guida. E in tempi molto più recenti abbiamo creato un comitato di digitalizzazione perché ci siamo resi conto che i tempi sono maturi per affrontare il tema della digitalizzazione della PA in termini molto più complessivi, oltre una serie di tavoli di lavoro tematici organizzati e gestiti ad hoc a seconda delle necessità. Ho già parlato di un coinvolgimento costante degli enti, ma anche di un coinvolgimento costante degli utilizzatori finali del lavoro svolto. Si tratta di una metodologia, se vogliamo, molto dispendiosa a livello di tempo, sicuramente molto dispendiosa a livello di energia, ma molto proficua a livello di risultato. Molto proficua perché quello che dobbiamo fare è gestire un cambiamento culturale. Non si tratta assolutamente di impiantare un sistema tecnologico nuovo, si tratta di fare quello che si è sempre fatto e che probabilmente si continuerà a fare, con un orizzonte di approccio mentale, organizzativo e gestionale nuovo e con una diciamo, utilizzo consapevole della tecnologia. Messa a fattor comune di sistemi, di strumenti e di procedure, questo è un po' l'asso nella manica della nostra attività. E come già ben detto da Salvatore Marras in inizio di webinar, una continua ricerca di interazione di competenze, una forte alleanza interdisciplinare. L'archivista da solo non ha nessuna come dire, aspettativa di vita, ma nemmeno il tecnologo, l'informatico da solo ha aspettative di vita lunghe. La logica è quella di creare gruppi interdisciplinari, di mettere assieme le competenze reciproche di natura organizzativa, giuridica, tecnico-informatica e archivistica per creare tutti assieme qualcosa di buono, perché l'interdisciplinarietà ritengo sia veramente la carta vincente per riuscire a vincere questa sfida. Non amo particolarmente la Cabala, mi piace però il numero uno,
Numero uno che abbiamo utilizzato ricorrentemente nel corso degli anni, abbiamo sempre ragionato in maniera unitaria. Ecco perché nel nostro territorio pensiamo ad un'unica piattaforma di protocollo e gestione documentale, un unico sistema di interscambio documentali tra enti, un unico strumento di sottoscrizione elettronica e digitale, un unico sistema di conservazione. Il presupposto, diciamo, di ragionare in maniera unitaria comporta degli evidenti vantaggi in termini di omogeneizzazione, standardizzazione e semplificazione delle attività e delle procedure, con conseguenti risparmi di tempo e di costi. In maniera molto telegrafica, una istantanea, una fotografia dell'andamento della digitalizzazione nel nostro territorio dal 2012 al 2016. Vi invito a porre attenzione in particolare sulla terz'ultima e sull'ultima colonna. Scusate, la quart'ultima e l'ultima colonna. La quart'ultima colonna riguarda il numero di documenti trasmessi, l'ultima colonna all'interno del sistema di gestione documentale, l'ultima colonna riguarda il numero di documenti visualizzati. Vi do il dato numerico secco. Nel 2016 abbiamo gestito più di 5 milioni di trasmissioni di documenti fra un ente e l'altro, tra un ufficio e l'altro delle nostre amministrazioni e abbiamo registrato più di 16 milioni di visualizzazioni di documenti all'interno del sistema, il che significa né più né meno che finalmente i nostri utilizzatori hanno veramente interiorizzato quello che è il nuovo modo di fare amministrazione attraverso gli strumenti telematici e digitali. Quella che vedete sotto è la mia idea di gestione documentale, cioè un traffico congestionato che se non è gestito in maniera corretta rischia di produrre la paralisi. Che cosa significa gestire correttamente un traffico congestionato? Significa essenzialmente creare degli strumenti. Gli strumenti li conosciamo tutti, il titolario unico degli atti, uno strumento fondamentale non soltanto perché richiesto obbligatoriamente dalla norma e quindi non un mero adempimento normativo, ma uno strumento di aiuto e di semplificazione dell'attività quotidiana di gestione documentale. Sono l'esempio vivente di una situazione che poteva apparire disperata. Fino al 2006 la mia amministrazione, la provincia autonoma di Trento, non era dotata di nessun strumento di classificazione, qui non si sapeva nemmeno che cosa significasse titolario di classificazione. Nel giro di 2 anni abbiamo non soltanto prodotto uno strumento, ma l'abbiamo promosso, l'abbiamo introdotto nella nostra amministrazione. Un dato numerico, in provincia autonoma di Trento, come ente provincia, lavorano circa 4.500 dipendenti. La metodologia di formazione, diciamo, di questo strumento è stata molto, molto lunga e molto faticosa. Abbiamo provveduto ad una preliminare analisi sistematica della normativa e della prassi, ma abbiamo soprattutto condiviso fino dall'inizio con i nostri utenti lo strumento. Non abbiamo calato nulla dall'alto. Il risultato di questo approccio è stato che in questo modo, uno strumento pur nuovo che potenzialmente poteva essere, come dire, oggetto di una crisi di rigetto, è stato invece digerito in maniera assolutamente indolore da tutti i nostri colleghi. Allo stato attuale, meno dello 0,2% dei 600.000 circa numeri di protocollo che stacchiamo ogni anno nella nostra amministrazione vengono classificati sotto il nodo oggetti diversi, il che significa che dello strumento si fa un uso estremamente consapevole proprio perché uno strumento, diciamo, che è entrato oramai nella circolazione sanguigna di ciascuno di noi.
Altro strumento manuale, fondamentale, manuale di gestione. Mariella ne ha già tratteggiato in maniera estremamente efficace gli elementi fondamentali. E qui abbiamo usato, diciamo, una via di mezzo tra la condivisione dal basso e la diciamo, proposizione di regole organizzative. Abbiamo naturalmente fatto largo uso e largo riferimento alle fondamentali raccomandazioni di Aurora. Abbiamo pensato di codificare delle regole operative il più possibile semplici, ma nello stesso tempo abbiamo anche pensato di attivare una figura di supervisore. Il sottoscritto e alcuni suoi efficienti collaboratori, supervisore al quale è demandata la responsabilità di monitorare il corretto utilizzo e la corretta applicazione dello strumento. Se dobbiamo parlare anche di lavori in corso, questi riguardano il piano di fascicolazione e anche il piano di conservazione. Si tratta di un'attività estremamente lunga e complessa che stiamo portando avanti ormai da alcuni anni e per la quale allo stato attuale possiamo dire di essere a buon punto, ma sicuramente non ancora alla fine. Senza una adeguata strategia comunicativa, questi strumenti rimarrebbero probabilmente esercizi di stile. O di erudizione scientifica o archivistica, cioè sostanzialmente rimarrebbero un oggetto incompiuto. Per passare dalla teoria alla pratica, naturalmente il passaggio obbligato è quello della comunicazione, della formazione e dell'informazione che noi curiamo con particolare attenzione da sempre, servendoci anche in maniera estremamente convinta di quelli che sono gli strumenti informatici. Abbiamo creato e gestiamo quotidianamente una piattaforma di formazione a distanza alla quale sono abilitati quasi 10.000 utenti e nella quale ciascuno dei nostri utenti può trovare una serie di molto nutrita, molto numerosa di oggetti formativi fruibili in qualunque momento. Ho detto in partenza, qui non siamo in una situazione di paradiso terrestre, le nostre belle criticità le abbiamo anche qui, le riassumo essenzialmente in quattro punti. Difficoltà interpretative applicative della normativa che tutti sappiamo essere non dico perenne movimento, ma ha subito nel corso degli anni notevoli aggiustamenti e anche qualche regressione. E questo ci obbliga a adeguare continuamente gli strumenti ad un panorama normativo in continua evoluzione. Naturalmente il primo strumento a essere soggetto a questa fluidità è il manuale di gestione che naturalmente va continuamente e non lo nascondo, faticosamente aggiornato. L'ostacolo, ahimè, fondamentale che ancora registriamo qui e credo di non essere l'unico a lamentare questa problematica, è una certa difficoltà di coinvolgimento del top management. Probabilmente dovuta come dire, fisiologica situazione anagrafica della pubblica amministrazione italiana e ad un insieme molto complesso di ragioni e di cause che meriterebbe, credo, un seminario ad hoc. Io ritengo di aver comunicato le cose essenziali che mi sono state chieste. Naturalmente sono a disposizione per interagire con qualcuno di voi se ci fosse qualche richiesta di approfondimento o di domanda.
Non so se si sente perché eccomi. Intanto riprendo Salvatore, bene, aiutami. riprendo le tue ultime considerazioni perché le Io criticità sento, sì. penso che siano condivise da molte amministrazioni, in particolare la scarsa attenzione che spesso c'è dai vertici politici e amministrativi della pubblica amministrazione. Viene in qualche modo sottovalutato quanto è rilevante per il complessivo processo di innovazione della pubblica amministrazione tutto il tema della gestione documentale. E un po' quello che auspicavo all'inizio è che avendo questa nuova figura del responsabile della transizione, che dovrebbe essere proprio collocato alle dirette dipendenze del vertice amministrativo, che in un'alleanza tra responsabile della transizione e responsabile della gestione documentale si riesca a rafforzare l'attenzione su questi temi. C'erano alcune domande. Intanto chiedo a Gianluca se per caso riesce a rimettere il questionario, perché probabilmente qualcuno è riuscito a compilarlo, noi non vedevamo i dati. Il questionario, prima anche di dare la parola per le ultime domande, il questionario fa emergere una cosa che un po' temevo. Mi sorprende anche il fatto che il protocollo informatico non è operativo in tutti gli enti, quindi c'è ancora un margine, un 15%, 14% di enti che non ha il protocollo informatico operativo, però vedo che è rilevante il fatto che rispetto, come dire, alla gestione del protocollo si scende a quasi un terzo dal punto di vista del titolare del piano di fascicolazione. Anche nell'esperienza della provincia di Trento mi sembrava che fosse uno degli elementi di partenza fondamentali, cioè si riesce a fare il salto quando si inizia a mettere le mani su come i documenti vengono organizzati e Sì, classificati. certo. E questo possibilmente lo si deve fare coinvolgendo poi gli utilizzatori del sistema, ma perché sono poi le persone che sanno così quali sono le logiche che stanno dietro ogni singolo documento e poi magari sono anche quelli che un domani avranno bisogno di trovare i documenti archiviati. Da questo punto di vista c'era qualche domanda. Che mi sembrava che riguardasse soprattutto il mondo della scuola e dell'università. C'è sempre un po' nel mondo della scuola questa difficoltà, è un po' come in un piccolo comune, c'è un unico dirigente, tutto il corpo docente in realtà è impegnato in attività di produzione, le attività didattiche, può esserci anche un responsabile amministrativo, ma da soli queste due figure, il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo, dovrebbero coprire tutti gli altri ruoli. Io non so se Mariella sul tema della scuola ha qualche elemento di informazione, come bisognerebbe poi capire meglio con il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Università della Ricerca, che scelte Ma sono. sicuramente se, non so, mi senti, se, non so se mi sentite, mi ero segnata proprio, mi ero presa un appunto su questa domanda e su un'altra domanda che è quella che ho visto adesso apparire a no, più riprese, le piccole amministrazioni, le strutture che non hanno risorse sufficienti, che hanno figure di riferimento ridotte a una o a due figure, no? Quindi come si fa a operare in questi ambienti, in questi contesti ad essere efficienti o anche essere semplicemente in grado di rispondere ai requisiti essenziali di queste norme, che non sono neanche quando si vuole essere essenziali, è poco, non è poco quello che si deve fare. Ecco, io su questo credo che sia uno dei grandi problemi della nostra realtà amministrativa, che è una realtà ricchissima, le amministrazioni italiane sono 20.000 quasi, quindi, e le aree organizzative omogenee sono molte di più. Quindi, com'è possibile affrontare le criticità, di queste situazioni? Io personalmente ritengo che la strada debba essere quella di aderire ad comunità di riferimento, cioè insomma partecipare il più possibile a soluzioni condivise. E, una scuola da sola probabilmente non ce la può fare, mentre un
un insieme di scuole del territorio potrebbero trovare le formule, la formula per condividere una figura di riferimento che possa gestire questi processi. Naturalmente è difficile che un'iniziativa di questo genere, così innovativa, possa essere presa da una scuola da sola se il MIUR o il Ministero, insomma, il Ministero competente non suggerisce, non aiuta queste amministrazioni a muoversi in una direzione di condivisione, offra dei contratti tipo, delle proposte di collaborazione, di successo. Naturalmente sugli enti locali le regioni possono, come ha fatto l'amministrazione provinciale di Trento, fornire dei servizi, dei supporti, garantire quel livello di assistenza, di vigilanza che assistenza, che aiutino la figura anche da sola di riferimento a svolgere il suo lavoro, ma bisogna andare in questa direzione, perché non si può continuare ad imporre nuove norme, sempre più complesse, sempre più impegnative, e non suggerire mai soluzioni che aiutino, che siano coerenti con il livello, la qualità e la mancanza di risorse umane, prima ancora che economiche, delle amministrazioni. Quindi la sostenibilità deve essere un problema di tutti e non soltanto, diciamo, legata ad alcuni concetti astratti. È un problema molto concreto e io penso che si debba andare verso una soluzione di questo tipo. Come aiutare con suggerimenti concreti le realtà più ridotte, come quelle scolastiche. Certo, il dirigente scolastico è sicuramente quello che ha in mano il cerino acceso di questi processi, ma da solo ce la può fare? O forse più scuole. Noi abbiamo fatto un'esperienza molto interessante come ANAI Sezione Piemonte e l'Archivio di Stato e la Soprintendenza, siamo riusciti a mettere in piedi una giornata di lavoro, un seminario, dando delle risposte concrete. Ha avuto un grande successo questa giornata proprio in ambito scolastico, raccogliendo moltissimi dirigenti, ma anche operatori, diciamo, che vivono e lavorano nelle scuole. E allora, quali sono le soluzioni organizzative? Bisogna che ce le inventiamo e che la Funzione Pubblica e l'Agenzia per l'Italia Digitale, insieme alla Direzione Generale degli Archivi, è necessario che insieme queste strutture di riferimento ci aiutino a trovare soluzioni organizzative accettabili. Io credo che sia questa la strada, la cooperazione e l'alleanza strategica a tutti i livelli. Armando, vuoi aggiungere qualcosa? Perché dal punto di vista della cooperazione. Sì, concordo. Il problema fondamentale. Sì. Sì, questo concetto è fondamentale. Trovare il modo di dare una mano agli enti di piccole e medie dimensioni credo sia strategico, anche perché non dimentichiamoci che la digitalizzazione della pubblica amministrazione non passa attraverso la grande pubblica amministrazione, ma la digitalizzazione della pubblica amministrazione passa attraverso l'insieme delle pubbliche amministrazioni. Non è, credo, l'obiettivo fondamentale non deve essere quello di creare dei luoghi di eccellenza. L'obiettivo fondamentale deve essere quello di creare prassi operative minime e condivise. Da questo punto di vista è strategico mettere in pista degli strumenti minimi, ripeto, che siano facilmente accessibili e diciamo, utilizzabili dalle piccole amministrazioni. Anche qui in Trentino abbiamo amministrazioni che sono costituite da una, due, tre unità di personale. È evidente che non posso pensare che un'amministrazione che ha
un unico dipendente che copre tutta la sfera diciamo, dell'attività amministrativa abbia in sé le competenze per la gestione documentale, le competenze per creare un titolare di classificazione, le competenze per creare un massimario di scarto, le competenze, peggio ancora, per garantire la conservazione digitale dei documenti. La strategia è proprio quella di mettere a fattore comune competenze che vengono diciamo, condivise a livello territoriale e renderle disponibili a tutti Grazie, ci coloro dobbiamo fermare che perché se ne abbiamo vogliono, che se ne superato vogliono l'orario servire. previsto. Voglio solo dire, Sì, posso Mariella. dire solo una cosa, che se c'è qualche domanda che ritenete rilevante, io Grazie sono senz'altro disposta, credo anche Armando, a dare una risposta scritta eventualmente. a voi. Va bene. I materiali li trovate nella stessa Senz'altro, pagina dove senz'altro, vi siete iscritti, senz'altro. come pure la registrazione del webinar, se qualcuno la volesse riascoltare o diffondere. Vi ricordo che il prossimo appuntamento di questa sede sui ruoli chiave è il 19 dicembre, si parlerà del responsabile del trattamento dei dati e vi anticipo che a gennaio riprenderemo con una serie di seminari tematici però in apertura avremo la presentazione del lavoro fatto dalla Commissione parlamentare relativa alla modernizzazione e all'innovazione delle pubbliche amministrazioni, che ha intervistato in maniera sistematica molte di queste figure e che ha anche prodotto una relazione importante e significativa, e ci verrà fatta una sintesi dei punti di positivi e punti negativi dello stato attuale. Vi ringrazio tutti, grazie soprattutto a Mariella e Armando per il loro contributo e buona giornata. Buona giornata anche a te.